Benvenuti a Prima Pagina Salute. Da Siracusa parte la traduzione della Carta delle Città Educative, la traduzione in LIS e Braille. Di cosa si tratta? Ne parliamo con l'assessore Rita Gentile, assessore all'agenda urbana, politiche demaniali e politiche di inclusione del Comune di Siracusa. Benvenuta, assessore. Buongiorno, buongiorno a lei e ai spettatori. Grazie. Ecco, allora, assessore Gentile, Sì. spieghiamo ai nostri telespettatori di cosa, si tratta. Ecco, innanzitutto, cos'è la Carta delle Città Educative? Allora, la Carta delle Città Educative è da un circuito di città a un livello internazionale, sono 500 città in tutto il mondo e nello specifico l'Italia a questa carta hanno aderito varie città, il capofila è Torino, la città di Torino. E noi abbiamo aderito proprio perché permette di farci a livello internazionale, europeo ed anche internazionale, valorizzando quello che è l'aspetto educativo che dovrebbe caratterizzare ogni. L'aspetto educativo non è ristretto all'ambito, diciamo, dell'infanzia, dell'adolescenza o diciamo, dei giovani, ma è intergenerazionale, tratta la carta, tratta praticamente tutti gli aspetti che dovrebbero caratterizzare una convivenza all'impronta della solidarietà, del ambiente, di una diciamo di un percorso che va verso i bisogni di ogni suo abitante all'interno di un contesto cittadino. Dovrebbe essere una città educativa. Una città educativa dovrebbe essere una città virtuosa di tutti i cittadini, diciamo, di tutti i cittadini che vi abitano. Dovrebbe essere una città che permette un'azione inclusiva e permanente, dovrebbe essere una città che valorizza la diversità e che chiaramente non ha forme discriminanti. Dovrebbe essere una città che valorizza la cultura e che la rende accessibile a tutti. È una città a cui pensare, su cui progettare percorsi che la rendano abitabile, la rendano appunto inclusiva e che permettano all'uomo di creare in maniera armoniosa. Ecco, questa carta, appunto a Siracusa è stata tradotta in LIS e Braille. È una carta, importante, nel quale appunto sono descritti diritti importanti, un percorso di educazione unico. Sarà, presentata il 30 novembre? Sì, la carta, come vi dicevo, è nata nel 90, erano principi che aspiravano le città che all'epoca avevano aderito. È chiaro che con l'evolversi dei tempi e quindi delle esigenze con il venire fuori di problematiche diverse, perché chiaramente necessariamente seguire diciamo, l'evolversi dei bisogni, questa carta è stata via via aggiornata. Oggi nel 2020 è stata aggiornata, c'è l'ultima edizione, quindi si cala nella nostra realtà storica, il momento storico che viviamo. Città educativa, diciamo, la città di Siracusa quest'anno ha voluto, proprio per valorizzare l'aspetto della comunicazione, una comunicazione
accessi a tutti, ha fatto questo servizio al resto delle altre città d'Italia attraverso la traduzione, diciamo, no? Il cercare di porgere questa carta sia in LIS, quindi la sia in braille. Speriamo presto, ancora non è pronta, di poterla fare anche in PECS, che sarebbe questa comunicazione che va ad agevolare l'acquisizione dei soggetti prevalentemente udenti che comunque hanno una difficoltà diciamo, a leggere se non attraverso questo metodo. E, ecco, su questo io ci tengo a ringraziare sia l'Unione Italiana Ciechi sia l'Associazione Sordomuti perché sono stati di grande, cioè hanno veramente recepito con immediatezza questo nostro invito e hanno risposto con grande prontezza. Dandoci gli strumenti, mettendo a disposizione le loro competenze per poter arrivare a questo risultato. Ecco, questa carta rientra anche all'interno di un evento un po' più ampio, di un progetto più ampio, Sì. che è quello appunto del Festival dell'Educazione sulle orme di Pino Pennisi. Diritti in bici. Ecco, lei proprio ha promosso un grande intervento in città proprio per incentivare la mobilità lenta, no? Sì, chiaramente noi viviamo un momento particolare, ci sta interrompente rispetto a essere la mobilità all'interno delle città, quindi sappiamo bene da questa come dire, promozione oggi anche rispetto ai mezzi di cui fruiamo, quindi le biciclette a pedalata assistita, e questa azione, diciamo, dello strumento della bicicletta chiaramente nasce per cercare di abbassare le emissioni all'interno del nostro territorio. Quindi ci è sembrato importante, proprio alla luce della valorizzazione dell'ente cittadino, mettere in luce questo strumento. E questo che deve crescere necessariamente perché deve crescere la nostra attenzione ad un ente vivibile cittadino che chiaramente il grosso traffico, noi sappiamo che in città noi ci muoviamo quasi tutti soltanto con la macchina. È chiaro che accanto a questo devono crescere altri strumenti, sappiamo bene, Comunque è quindi un'alternativa. servizi pubblici, eccetera. Però su questo culturalmente non è la nostra cultura, quindi dobbiamo valorizzarlo e farlo comprendere. Su questo, quindi questo aspetto è stato curato da Città Educativa e su questo sono state coinvolte tutte i comprensivi a cui abbiamo consegnato la carta di Città Educativa, abbiamo consegnato i diritti dei bambini e dei discenti, diritti dell'ONU, che sappiamo, la carta dei diritti Carta dei diritti dell'ONU, sì. Ecco, dell'infanzia e diciamo che poi questa è anche la un'iniziativa che carta. si affianca alla Carta dei diritti dell'uomo, insomma, è una carta che comunque Certo, spiega certo. alcuni principi sui quali si dovrebbe fondare poi la vita sociale e urbana all'interno delle città, quindi in modo molto Esattamente. armonico. E l'iniziativa si colloca all'interno di questo, cioè una riflessione che coinvolge anche il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza nel dare il loro apporto. Grazie, noi ringraziamo l'assessore Rita Gentile del Comune di Siracusa per essere stata oggi con noi. Grazie a voi, veramente. Grazie.